troviamo a San Bartolomeo al Mare, dove i vigili del fuoco stanno operando per una sospetta fuga di gas in un palazzo. Il padrone di casa non c'è e dunque stanno cercando di trovare una via alternativa per entrare dentro l'appartamento. Hanno calato una scala e a breve dovrebbero calarsi giù dal terrazzo per poi entrare dalla finestra. Eccoli. È stato imbragato e adesso scende giù. Tutto il palazzo è stato evacuato ovviamente e le persone sono tenute a distanza di sicurezza. Ecco il vigile del fuoco che sta scendendo con un po' di difficoltà. Eccoci. È imbragato da una corda con i colleghi che lo tengono. Eccoci, ecco fatto. Andata. Adesso dovrà forzare la tapparella. Ecco, sta aprendo il contatore. Ovviamente lo sta chiudendo. Un altro collega lo sta sembra appunto che la bombola sia chiusa. Cerchiamo di verificare appunto da dove arrivi il gas. Forse all'interno del che sta aprendo la tapparella. Ci troviamo a San Bartolomeo. Ecco qua che gli altri colleghi stanno raggiungendo il primo vigile del fuoco che sta scendendo giù. È sceso giù. Un'operazione abbastanza delicata, anche se ovviamente sono tutti imbragati. Sta scendendo giù a dare una mano al collega. Thank you.
sono in due sul terrazzo, altri due su, anzi tre. In effetti si sente odore di gas, anche a distanza di circa 20 metri. Ecco gli arnesi per chiudere eventualmente i rubinetti e entrare dentro l'appartamento. Questo è il rilevatore di gas. Per vedere se il gas arriva da dentro l'appartamento oppure se appunto da qualche contatore, c'è una fuga da contatore. Siamo appunto a San Bartolomeo, al mare, praticamente di fronte al mare, dove sono sede di palazzine da cui appunto è stata segnalata una fuga di gas, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per verificare cosa sia successo. Il palazzo è stato evacuato e sto cercando di capire da dove arrivi l'odore di gas. Stanno operando i vigili del fuoco, stanno cercando di capire, ecco, forse dentro l'appartamento è entrato qualcuno. Sono entrati, stanno aprendo le finestre. Stanno cercando di capire se appunto c'è qualcuno dentro o meno. Stanno aprendo tutte le finestre appunto per far uscire il gas. Fortunatamente sono arrivati in tempo prima che appunto
si verificasse il peggio. Vi terremo aggiornati se ci sono ulteriori aggiornamenti.